Buongiorno e benvenuti al consueto appuntamento con Meteo Weekend, situazione di questo secondo fine settimana di gennaio che sarà caratterizzata da un repentino cambiamento delle condizioni del tempo. Bel tempo su gran parte del paese domani e un nuovo peggioramento che ci aspettiamo invece per domenica. Vediamo dalle immagini satellitari un sistema nuvoloso abbastanza compatto che si trova attualmente sul centro-sud, ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ci aspetta proprio oggi. Dicevamo del centro-sud, le piogge abbastanza diffuse, con temporali che potranno verificarsi sulla Puglia meridionale, sulla Calabria ionica e sulla Sicilia settentrionale, va meglio invece decisamente al centro-nord con solo qualche formazione nuvolosa. In serata non cambia di molto la situazione al sud con ancora le piogge, si mantiene buono il tempo al centro-nord con solo qualche nevicata sull'arco alpino di nord-ovest. I venti soffiano da nord, sono abbastanza intensi, soprattutto sul Tirreno meridionale, che sarà per questo molto mosso. Si mantengono invece mossi gli altri mari. Vediamo domani quello che succederà: solo qualche nevicata sull'arco alpino, buono il tempo decisamente al nord e al centro, un'instabilità residua che continua a interessare la Puglia, la Calabria e la Sicilia, sulle zone soprattutto ioniche, instabilità che tuttavia andrà ad esaurirsi nel corso della giornata con un miglioramento quindi al sud, ma in nottata ci aspettiamo un aumento della nuvolosità al nord-ovest per l'arrivo di una nuova perturbazione. Quindi prime piogge che potranno interessare la Toscana. I venti continuano a soffiare abbastanza sostenuti da nord, con qualche rinforzo ancora sul Tirreno. Il canale di Sardegna potrà per questo essere anche agitato o molto agitato. Vediamo infine cosa accade nella giornata di domenica. Abbiamo parlato di nuovo peggioramento, le nevicate che andranno a interessare non solo l'arco alpino ma anche la dorsale appenninica, anche a quote basse durante la giornata sulle Marche e sull'Abruzzo. Piogge abbastanza diffuse sulle coste tirreniche di Lazio e Toscana che si sposteranno poi anche al sud, arrivando ad interessare la Sicilia settentrionale. I venti continuano ad essere molto forti da ovest-nord-ovest e i mari si mantengono tra molto mossi ed agitati. Le temperature: avremo un generale calo delle temperature, soprattutto al nord e al centro, nella giornata di domani e di domenica, quindi ci aspettiamo qualche temperatura un po' più bassa. Bene, io con questo ho concluso, vi ringrazio e vi auguro un buon fine settimana.